Si aspettava un successo del genere? Sì, lo aspettavamo, ma chiaramente solo la circostanza che lo ha determinato ci fa prendere contezza di questa immensa soddisfazione. I sanmartinesi hanno creduto in questo progetto politico, hanno creduto in me, hanno creduto nel gruppo di uomini che mi sostengono, una squadra collaudata, rodata, che sicuramente non farà mancare il suo impegno nel prossimo quinquennio. Sindaco, il suo primo passo domani che tornerà al Palazzo Comunale? Il mio primo passo, dobbiamo assolutamente riprendere tutto ciò che concerne l'emergenza alluvione. Interventi che di fatto sono in corso di completamento, altri che devono essere ancora di fatto ultimati. Ma la cosa più importante a cui la lavoreremo e a cui dobbiamo dedicarci per rilanciare San Martino, il nostro centro storico, sono gli interventi di messa in sicurezza. Ne abbiamo bisogno per recuperare quella normalità di cui tutti quanti noi abbiamo bisogno. Ma noi immaginiamo anche che questi interventi significativi potranno essere anche un'occasione di crescita e di sviluppo per la nostra San Martino. Rilanciare il centro storico, consentire l'insediamento di attività produttive, di quali ristoranti, piccole attività a dettaglio, consentiranno appunto ricezione turistica, perché attraverso insomma il recupero degli edifici privati e la realizzazione di B&B affittacamere è possibile rilanciare il nostro centro storico e quindi la nostra San Martino. Un'ultima domanda che riguarda purtroppo gli sconfitti, cosa si sente di dire? Mi sento di dire che, come abbiamo già sostenuto in passato, San Martino ha bisogno dell'impegno di tutti, i problemi sono tanti e questo è arrivato il momento affinché tutti insieme possiamo di fatto provare a dare quelle risposte tanto attese che potranno contribuire alla crescita e al rilancio di San Martino.